Ragazzi, vorrei non venire qua a commentare queste partite, purtroppo è andata male. Ah no, no, avete ragione. Ad oggi. Le nostre intenzioni sono sempre le stesse, quelle di vincere, chiaramente. Magari, non lo so, non mi voglio appellare alla sfortuna, agli episodi, perché non è mio... Ognuno si deve assumere le proprie responsabilità. Sicuramente sono stati fatti degli errori anche oggi, è ragion per cui quando si perdono le partite c'è da analizzare sempre qualcosa che non va. Forse la sfortuna oggi c'entra molto molto poco. Sì, certo, infatti. Il primo giorno, perché vi ha sbloccato il risultato, sì. Avete contestato, vi siete preso pure qualche cartellino giallo. Lavari, che è successo? Io sono andato in rovesciata per rinviare la palla, lui ha messo la testa e l'ha presa con la mano poi. Cioè, secondo me... Quando la palla viene presa con la mano, in teoria è fallo, perché se no la palla non va in quella direzione ma va da un'altra parte. Però sai, il calcio è questo, prendi gol, rimbocchi le maniche, vai sotto in casa con l'ultima in classifica, sicuramente mentalmente un po' lo puoi accusare. Poi rientriamo, abbiamo l'occasione di fare l'uno pari, secondo me diventa un'altra partita, lo sappiamo tutti. Un in meno, sembra... Non lo so, in questo momento sembra proprio che le cose... Non le facciamo andare come meritiamo, perché noi siamo qua per, ripeto, ci impegniamo, lavoriamo, non siamo una squadra di sfaticati. Se fossimo una squadra di sfaticati lo direi, direi veramente, sono uno sincero, ce l'andiamo male, siamo degli stupidi. No, noi lavoriamo sodo, ce la mettiamo tutta, sappiamo quanto è importante per la città raggiungere l'obiettivo. Poi purtroppo è un periodo che le cose vanno meno bene, però io non sono venuto in Serie D per perdere, ma per vincere. Perché... Che cosa vi senti? Io credo che sia bene stare in silenzio, perché c'è poco da dire. È ovvio che quando perdi in casa 2-0 con una squadra che è ultima in classifica, che non ha mai vinto, cioè tu sei a Caserta. Ha meritato, effettivamente, sì. Arrivava prima su di noi sulla palla. Io avevo questa impressione dal campo, purtroppo. Quindi, come posso recriminare? Non posso dire abbiamo preso 7 pali a traverse e abbiamo perso. Andiamo con la testa di fare 3 punti, cioè l'unica, non possiamo fermarci, anche perché se no, che senso ha? Gli stessi di 15 giorni fa. Non è cambiato nessuno, siamo sempre noi, quindi non c'è una spiegazione, vorrei trovarla, adesso vado a casa e magari non ci dormo stanotte, domani se volete ve la dico, ma... c'è la stessa serenità, giusto? Sì, certo, no, noi abbiamo tutto per stare bene. Io ve lo dico sinceramente, no, io vi dico la verità, noi siamo un gruppo unito, perché anche nel campo, vedi, cioè, perdiamo 2-0, nessuno si manda col paese, cerchiamo sempre di restare coesi, infatti nello spogliatoio non si vedono bottiglie, cioè sai, no, magari in un periodo così 2 sconfitte, chiaro, sei a 4 punti alla prima, mancano quante partite? 20? Siamo alla 14esima. Ne mancano comunque abbastanza ancora per poter raggiungere il primato, per cui non è niente perduto. È chiaro che bisogna invertire il trend, cioè... Questo è poco ma sicuro, se no sono qua a raccontare le barzellette, cioè tanto vale che allora ci andiamo a casa, ma dobbiamo, per vincere dobbiamo invertire il trend, quindi ripartire subito mercoledì. Meglio che giochiamo subito per cercare di far cambiare le cose. Nico al mattino, Nico Marotta. Mi do un attimo la pillola facendo di complimenti per aver chiamato la squadra a parlare con i tifosi nel dopo partita. Sì, vabbè, certo. Tu dici che dovremmo incazzarci l'uno con l'altro? Sai, se no, guarda, io sono di un'idea. In Serie D comunque sono anche tanti ragazzi giovani, ok? Secondo me, se si crea in una piazza comunque importante come questa, dobbiamo sempre cercare di mantenere un equilibrio tra di noi, ok? Ciò non significa che in campo mandarsi a fanculo in senso buono, cioè io intendo... Noi ci mandiamo a fanculo, ma non nel senso che litighiamo, ci prendiamo pugni in uno spogliatoio, che nel senso che non andiamo d'accordo, noi siamo un gruppo unito. Poi nel campo capita che magari mi incazzo con te e urlo, io sono, sentite, cioè non sono uno che sta zitto. Però il gruppo è unito, questo è poco ma sicuro. Di certo è, le cose non vanno, e in qualche modo bisogna farle cambiare. Se avessi la bacchetta magica ci proverei, ma... Raione, al di là del ruolo, proprio come no, certo, 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 è una figura... Abbiamo fatto 2 sconfitte, è vero.
Ma anche perché per noi è un giocatore fondamentale, cioè, però non voglio neanche dire che chi gioca non è da meno. Come carisma è un giocatore che non si può cambiare, certo, questo è poco ma sicuro. Paradossalmente il campionato vi dà una mano, tra virgolette, nel senso che avete subito la possibilità, certo, di riscatto. Cioè, non dovevo aspettare la settimana dove si può fare polemiche, si può parlare, quindi il riscatto è lì. È lì, è certo. L'abbiamo detto anche contro il Lapenzi, però adesso è immediato, quindi avete questa possibilità. Spetta a noi coglierlo, quindi è inutile che ci togliamo dalle responsabilità. È merito nostro quando andiamo bene ed è colpa nostra quando le cose vanno male, quindi ci assumiamo le responsabilità e basta, cioè senza nessun problema. A parte il bellissimo cornice, scusa, chi è fatto? Ma guarda, ci hanno chiesto, capita, ci hanno detto guarda, ci sta un momento che le cose non vanno, perché comunque anche le grandi squadre perdono, o no, in Serie A si vedono queste cose, è chiaro. No, loro ci hanno detto, quello che ci hanno detto loro, capito, non è che erano avvelenati, sì, erano anche arrabbiati alcuni, beh, certo, cavolo, perdi in casa. Però ragazzi, dai, mi raccomando, cioè, la prossima partita, no, cerchiamo di, non dobbiamo vincere, ci hanno incitato, non è che avevano l'atteggiamento di... distruttivo, ecco, questo sì. Posto? Posto? Grazie. Grazie a voi, ragazzi.